Capitolo 8. Imparai ben presto a conoscere meglio questo fiore. C'erano sempre stati sul pianeta del piccolo principe dei fiori molto semplici, ornati di una sola raggiera di petali, che non tenevano posto e non disturbavano nessuno. Apparivano un mattino nell'erba e si spegnevano la sera. Ma questo era spuntato un giorno da un seme venuto chissà da dove, e il piccolo principe aveva sorvegliato da vicino questo ramoscello che non assomigliava a nessun altro ramoscello. Poteva essere una nuova specie di baobab. Ma l'arbusto cessò presto di crescere e cominciò a preparare un fiore. Il piccolo principe, che assisteva alla formazione di un bocciolo enorme, sentiva che ne sarebbe uscita un'apparizione miracolosa. Ma il fiore non smetteva più di prepararsi ad essere bello, al riparo della sua camera verde. Sceglieva con cura i suoi colori, si vestiva lentamente, aggiustava i suoi petali ad uno. Non voleva uscire sgualcito come un papavero. Non voleva apparire che nel pieno splendore della sua bellezza. Eh sì, c'era una gran civetteria in tutto questo. La sua misteriosa toeletta era durata giorni e giorni, e poi ecco che un mattino, proprio all'ora del levar del sole, si era mostrato. E lui, che aveva lavorato con tanta precisione, disse sbadigliando: «Oh, mi sveglio ora. Ti chiedo scusa, sono ancora tutto spettinato». Il piccolo principe allora non poté frenare la sua ammirazione. «Come sei bello!» «Vero», rispose dolcemente il fiore, «e sono nato insieme al sole». Il piccolo principe indovinò che non era molto modesto, ma era così commovente. «Credo sia l'ora del caffè e del latte», aveva soggiunto. «Vorresti pensare a me?» E il piccolo principe, tutto confuso, andò a cercare un innaffiatoio di acqua fresca e servì al fiore la sua colazione. Così l'aveva ben presto tormentato con la sua vanità un poco ombrosa. Per esempio, un giorno, parlando delle sue quattro spine, gli aveva detto: «Possono venire le tigri con i loro artigli!» «Non ci sono tigri sul mio pianeta», aveva obiettato il piccolo principe. «E poi le tigri non mangiano l'erba». «Io non sono un'erba», aveva dolcemente risposto il fiore. «Scusami». «Non ho paura delle tigri, ma ho orrore delle correnti d'aria. Non avresti per caso un paravento?» «Orrore delle correnti d'aria? È un po' grave per una pianta», aveva osservato il piccolo principe. «È molto complicato questo fiore». «Alla sera mi metterai al riparo sotto una campana di vetro. Fa molto freddo qui da te. Non è una sistemazione che mi soddisfi. Da dove vengo io?» Ma si era interrotto. Era venuto sotto forma di seme. Non poteva conoscere nulla degli altri mondi. Umiliato di essersi lasciato sorprendere a dire una bugia così ingenua, aveva tossito 2 o 3 volte per mettere il piccolo principe dalla parte del torto. E questo paravento?» «Andavo a cercarlo, ma tu mi parlavi». Allora aveva forzato la sua tosse per fargli venire dei rimorsi. Così il piccolo principe, nonostante tutta la buona volontà del suo amore, aveva cominciato a dubitare di lui. Aveva preso sul serio delle parole senza importanza che l'avevano reso infelice. «Avrei dovuto non ascoltarlo», mi confidò un giorno. «Non bisogna mai ascoltare i fiori. Basta guardarli e respirarli. Il mio profumava il mio pianeta, ma non sapevo rallegrarmene. Quella storia degli artigli che mi aveva tanto raggelato avrebbe dovuto intenerirmi». E mi confidò ancora: «Non ho saputo capire niente allora. Avrei dovuto giudicarlo dagli atti, non dalle parole. Mi profumava e mi illuminava. Non avrei mai dovuto venirmene via. Avrei dovuto indovinare la sua tenerezza dietro le piccole astuzie.
I fiori sono così contraddittori. Ma ero troppo giovane per saperlo amare.